Bentornata la nostra Marilu Giarè. Buongiorno Marilu. Che cosa vediamo oggi? Come decorare una bella torta. Adesso ci sono tanti matrimoni, tante comunioni, tanti battesimi, anche il periodo ideale per le cerimonie e anche il periodo ideale per farci, no, da soli, decorare, no, decorare da sole le nostre torte. Allora, in effetti oggi decoreremo una tortina piccina, però in casa chiunque poi può realizzarlo su una torta di dimensioni maggiori, certo. Non andremo a dipingere, andremo solamente... No, oggi non dipingeremo, però ho portato questo prodotto spettacolare, io sono impazzita. È un prodotto, una polvere specifica per ottenere questo pizzo che è completamente commestibile. Cioè è una polvere e poi l'hai fatto tu, è uno stampino. Nella quale sì, cioè, ci sono degli stampi appositi, va steso, poi va chiaramente fatto asciugare in forno e si ottengono questi Io pensavo fosse bellissimi. Davvero un pizzo, non pensavo fosse cosa. Questo è commestibile. Sarà zucchero probabilmente, no? Sì, è zucchero, sì, uno zucchero speciale, però sicuramente sì, tutto commestibile. E quindi vado a decorare questa tortina e per poter applicare questi vari elementi devo utilizzare sempre la mia acqua, quindi voi con un pennello andate a spennellare i vari decori. Vediamo, Marilu ha un attrezzo del mestiere, in realtà basta un pennellino. Sì, un semplice pennellino va benissimo. Quindi una volta che abbiamo bagnato questo decoro andiamo ad applicarlo sulla nostra tortina in questo modo. Ora chiaramente ci vorrà del tempo per Un po' più di acqua forse. Sì, forse un pochino più di acqua perché ci vuole poi del tempo per far aderire l'elemento. Però in questo modo poi si va a far essiccare e quindi otteniamo appunto questi vari decori e vado ad applicare via via i vari decori in questo modo. Quindi applicando dell'acqua sempre nel retro e facendo aderire i vari decori. Sperando di riuscirci perché chiaramente... Beh, è troppo secca anche perché ci sono con i fari ovviamente si asciuga... Presto si asciuga. In questo modo otterremo, non so se si vede in camera. Si vede, lo sta inquadrando. Così, in questo modo. Quindi via via andiamo ad applicare questi pizzi che sono bellissimi. Sono chiaramente io l'ho dipinto, ho utilizzato dei coloranti appositi per uso alimentare. Perché qui, vedi, è color oro. Per cui, ma tu hai dipinto color oro, in realtà è una polverina, Sì, una polverina, questa qui, e quindi andiamo a spennellare, ecco, in questo modo andiamo a spennellare tutti i vari decori ed è molto elegante, per cui se si deve chiaramente realizzare una torta per una cerimonia è molto elegante. Però chiaramente questa tortina adesso andiamo dobbiamo fare anche quattro, perché soltanto i quattro cuori non ci bastano. No, andiamo ad arricchirla con un fiore, che tipo di fiore facciamo? Oggi faremo un fiore effetto tessuto molto veloce perché chiaramente abbiamo poco tempo, in ogni caso un fiore simpatico effetto tessuto, e sempre questa è la pasta di zucchero, abbiamo ripetuto tante volte la ricetta della pasta di zucchero, ma si trova già pronta, per chi non ha tempo e voglia, no? Può acquistarla tranquillamente, ormai ci sono tantissimi negozi che vendono la pasta di zucchero. Allora, dunque, utilizzo questo coppa pasta per tagliare questo cerchiettino in questo modo, dopodiché vado a fare un'operazione specifica. Allora, utilizzo una spugnetta, così, e vado con questo attrezzino che si chiama Ball Tool a pigiare in questo modo per assottigliare, assottigliare e renderlo un pochino più tipo un volant, più sottile e anche un po' mosso, diciamo, un movimento lo renda un pochino mosso. Ricordiamo modo. Anche il tuo sito internet, Marilu, allora l'Accademia delle Piccole Arti, dove lì all'interno, ecco, lo stiamo vedendo in questo momento, ci sono Cake tutti Academy, i corsi, dove si svolgono i vari corsi di decorazione delle torte. E ci sono anche, devo dire, dei tutorial anche. Sì, ci sono dei tutorial spesso. Come realizzare, insomma, i fiori, come decorare le torte. Ne io vado ogni tanto a curiosare. Benissimo, ma io invito tutti perché sicuramente è utile, possono trovare dei tutorials. Prossimamente farò dei corsi dedicati ai fiori, per cui faremo le peonie. Che bello, sempre con la pasta di zucchero. Sempre con la pasta di zucchero,
fiori, diciamo, reali, veritieri. Ah, che sembrano veri. Che sembrano veri, oh, che bello. Sì, lo faremo la prossima volta, allora. Cosa certo, mi... se riusciamo, perché con i fiori veritieri ci vuole un po' più di tempo. E ci prenderemo un po' più di tempo. Ci prenderemo un po' più di tempo con la nostra Marilu e faremo vedere come si realizzano le peonie. Certo, io sto proseguendo nel frattempo, esatto, quindi stiamo rifacendo questo fiore. Quindi mi realizzo i vari strati, ne faccio, non so se ho tempo, un terzo. Un terzo, vado sempre a stendere la mia pasta. Sì. Oggi vedi pure il mattarello. Questo è un mattarello antiaderente, mi aiuta moltissimo. Può andar bene anche il mattarello sicuramente di legno, però nel mattarello di legno abbiamo la problematica che la pasta rischia di attaccarsi. È come per la pizza, dobbiamo mettere in continuazione la farina per non farla attaccare al mattarello. E quindi allora la rosellina in questo modo, allora, andiamo a fare tre strati, chiaramente andrà un attimino un pochino di più arricciata, poi si applica nel centro e poi posso applicare queste roselline più carinissime piccole all'interno. Così, e applicare queste roselline per decorare tutta la nostra tortina in questo modo, così. E guardate che meraviglia! È vero, un altro aspetto, guardate. E si può mangiare tutto, Tutto commestibile. Tutto, perché pasta di zucchero, ovviamente zucchero altrettanto, il nostro cuore zucchero, per cui che meraviglia, davvero. Quanto ci abbiamo messo? Pochi minuti. Pochissimo. La nostra Marilu ci ha messo 10 minuti, io ci metterei un po' di più. Ora grazie davvero, grazie Marilu, ti voi. Aspettiamo fra 15 giorni. Okay.